Oggi parleremo del mutuo. Il mutuo è un finanziamento con il quale la banca trasferisce al cliente una certa somma di denaro, tipicamente per costruire, ristrutturare o acquistare un immobile. Per un certo numero di anni, poi, il cliente restituisce a scadenze predefinite, che possono essere mensili, trimestrali o semestrali, delle somme di denaro dette rate, che includono una quota di capitale e una quota degli interessi. Gli interessi sono determinati sulla base di un tasso, cioè di una percentuale del finanziamento concesso. Generalmente il tasso è composto da un parametro corrispondente ad un indice di mercato e da uno spread. Si parla di tasso variabile se il parametro è legato ad un indice che varia nel tempo. Diversamente, il tasso è fisso. Il mutuo prevede poi che, a tutela del finanziamento, vengano accese delle apposite garanzie. Se si tratta di garanzie sull'immobile, si parla di mutuo ipotecario, oppure possono essere date delle garanzie personali, come ad esempio una fideiussione. Il costo del mutuo è propriamente rappresentato dagli interessi. Ci sono anche poi altre spese come l'istruttoria della pratica, la perizia sul bene, le imposte, i premi assicurativi, le spese notarili che possono incidere in modo non indifferente sull'onerosità del mutuo. Quando il tasso di interesse fa riferimento al puro costo degli interessi, si parla di TAN, tasso annuo nominale. Se invece il tasso esprime il costo totale dell'operazione, si parla di TAEG, tasso annuo effettivo globale. Infine, quando il mutuo è contratto per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale, è possibile anche usufruire nella dichiarazione dei redditi delle detrazioni fiscali sugli interessi nella misura del 19%.